Pronto? Oui, ciao. Oh, guarda, devi scusarmi. No, tranquillo. Che quello che aveva scritto il pellegrino, io l'ho letto giusto così di sfuggita. Allora me lo sono dovuto andare a cercare e rileggerlo bene. Perché quello di minchiate ne ha scritto veramente tantissimo. Allora, facciamo... Cosa ne dici allora? Facciamo la puntata di oggi, la concentriamo sul commentare il post del nostro benemerito. Sì, va bene, va bene. Allora, come al solito, incomincio io e poi ti introduco e te ci aggiungi quelle che sono le tue analisi. Te sei pronto? Sì, sì, sono pronto. Sì, sì, sono pronto, sono pronto. Ok, no, perché vedo, sento voci di corridoio. Sono no, stato molto Corea si mi ha chiesto una roba. Ah, ok, allora dai, partiamo. Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno e come al solito vi do il benvenuto in questo appuntamento radiofonico concernente tutto quanto riguarda la Russia. Quest'oggi abbiamo un argomento, diciamo, speciale, un argomento molto interessante, perché andremo a rispondere a dei quesiti di un nostro forumista che si è appena iscritto e evidentemente si sta avvicinando da poco a quello che è il mondo della russologia applicata. E noi andremo ad approfondire quelle che sono le perplessità di questo ragazzo qua. Adesso, per questione anche di tempo, io non sto a leggervi tutta la lettera che ha scritto questo ragazzo, metterò solamente un link sotto il video, così chi vorrà se lo andrà a leggere, ma di questa lettera prenderemo dei piccoli pezzetti per prendere spunto in modo da dare una risposta efficace a quelle che sono le perplessità di questo ragazzo. Questo ragazzo, iniziamo con il dire che è un ragazzo di 26 anni e incomincia la lettera in questo modo qui. Lui si chiede, voi che siete più esperti di me, notate un dettaglio che magari fa la differenza. Adesso, caro ragazzo, noi non diremo un nome, tant'è che anche nel forum scritto con uno pseudonimo, caro ragazzo, noi non è che vediamo un dettaglio che fa la differenza. Questa lettera qui è veramente, può rientrare negli annali per quanto è la ricchezza dei particolari che sono descritti. Non ci vuole di certo un russofilo alla nostra portata, un intenditore, per riuscire a fare un'analisi di questo scritto qui e delle cose che te ci racconti. Non ci ha raccontato tutto, però da quei piccoli pezzi che sono emersi qui dentro c'è veramente il mondo e credo anche il russofilo dilettante alla prima esperienza, anche lui arriverà a delle conclusioni che sono conclamate. Diciamo, qui non c'è neanche da dire vado a leggere tra le righe, qui dentro le cose ci sono scritte e sono ben chiare. Allora, incominciamo con il dire che questa ragazza è nata in Lettonia, chissà come mai, deve andare a Mosca, chissà come mai, c'è di mezzo altre località dell'ex Jugoslavia, la Serbia, chissà come mai, uno più uno fa due, non è che c'è da andare a fare dei calcoli particolari per riuscire a capire questo risultato. Allora, io giro la frittata al nostro intenditore russofilo, il nostro antropologo del forum, Domine Dio, per chiedervi, ma non è che ci sia il fatto che questa qua sia una sgrillettata moscovita russa che sia nata in Lettonia solamente per prendersi il permesso Schengen e per poter scappare di casa e andare in giro a fare la bella vita anche sotto le grinfie del Papa Serbo? Secondo me non è, c'è quasi la sicurezza, perché io vedo, poi la domanda è, che cosa sta a fare in Serbia? Come mai la diva ha il cellulare serbo? La casa con la piscina. La casa con la piscina, che cosa su? Parliamo Siamo una su. ragazza di 25 anni, eh? Sì, poi Noi parliamo di sappiamo benissimo che c'è il famosissimo
serbo montenegrino, che lui è specialista, cioè lui è proprio il, è stato lui l'inventore del percorso della sgrillettata. Lui sa benissimo che giro fargli fare per portarsela in Europa e per maneggiarla e aggiustarla in quel modo lì. Sì, sì, esatto. È stato proprio serbo a intuire la Lettonia come punto d'approdo per fargli i documenti. Sì, sì, consideriamo anche che i serbi, almeno anche dalla mia esperienza personale, sono certamente la popolazione, almeno anche fra i pellegrini, che è certamente quella più informata. A questo punto l'unico dubbio è vedere se è un serbo serbo o un serbo montenegrino. Però, diciamo, la variante è quella lì. Sì, la variante è quella lì. Loro, diciamo, conoscono tutto, si informano tutto, hanno avuto contatti. Ricordiamo anche che circa quando, prima che la Bulgaria entrasse nell'Unione Europea, i serbi, in misura quasi massiccia, sono riusciti quasi tutti a ottenere il passaporto bulgaro. Gli unici che non hanno ottenuto il passaporto bulgaro, paradossalmente, sono stati quelli che erano fuori dal paese da diverso tempo. Quindi, di fatto, quando si è stato fatto entrare la Bulgaria, in maniera, diciamo, indiretta, è stata fatta entrare dentro la comunità europea pure la Serbia. Perché noi gli abbiamo dato l'accesso diretto, però indirettamente il giochetto, il serbo lo fa via Bulgaria, la sgrillettata russa lo fa via Lettonia, ma il percorso per mettersi in pianta stabile nell'area Schengen è quello lì. Sì, sì, esatto, esatto. Oltretutto, consideriamo che loro hanno diversi contatti anche nei paesi baltici, quindi loro sono a conoscenza precisa della situazione. Ricordiamo che molti esuli di guerra attualmente vivono fra Mosca, esuli di guerra serbi della guerra, delle varie guerre del Kosovo, vivono fra Mosca e gli stati baltici. Quindi che cosa succede? Che loro, una parte di questi qui, conoscono esattamente la situazione, hanno già preso in passato la cittadinanza lettone e sono già in Lettonia. Poi oltretutto consideriamo pure un'altra, se non volessimo guardare alla Serbia, consideriamo anche un altro discorso. La ragazza si trova in Serbia, ha passaporto lettone, è nata a Mosca. No, è nata, dice che è nata in Lettonia, però chissà come mai quando c'è da scappare deve andare a Mosca. È nata, per me è nata in Lettonia solo ufficialmente, perché noi sappiamo benissimo che noi poi siamo anche degli esperti della Lettonia. Noi si sa benissimo che in Lettonia, se tu ci sono i serbi che in Lettonia, chiaramente elargendo, fanno trovare ai russi che vogliono entrare nell'area Schengen, li trovano tutti un parente che figura nel proprio ambito familiare la classica sgrillettata che il padre non l'ha mai avuto. In questo caso qua si sa benissimo che la sgrillettata che il padre è nata non l'ha mai avuto, non l'ha mai visto e tutto quanto, però quando c'è il momento un papà glielo si fa saltare fuori, guarda caso il papà è lettone e si trova nell'area Schengen. Sì, sì, infatti non solo il papà è lettone si trova nell'area Schengen, ma stranamente ricordiamo anche che molti cognomi in area nell'ex Unione Sovietica sono piuttosto simili. Ad esempio guardiamo il cognome Ivanov, prendiamo una sgrillettata che fa come cognome Ivanova, che è un cognome assolutamente tipico, basta trovare l'equivalente Ivanov-Lettone e fargli dichiarare che lui ha avuto una figlia perché durante il periodo, un certo periodo, o una nipote, che lui durante un certo periodo si trovava in Russia durante il periodo sovietico per una questione di... Io ti dirò anche di più, so anche dei casi che la gente si è offerta di dichiararlo, ma mica che dichiarava il falso, è proprio sosteneva che era padre di purtroppo una figlia che non ho mai potuto vedere perché le circostanze non l'hanno permesso. Sì, soprattutto io ti parlo dell'area dei paesi baltici. Sì, sì, no, lo so, nell'area dei paesi baltici è stato così. Noi abbiamo trovato anche dei casi in cui
siamo stati in contatto addirittura, sono stato in contatto con addirittura dei serbi, in cui affermando praticamente questo, sono riusciti a trovare in molti casi anche i padri veri, i padri generici, i padri reali di queste sgrillettate. Per cui partendo da delle supposizioni, poi si sono andate a scoprire dei casi reali che effettivamente erano abbastanza fondati. Allora, un altro punto saliente, ritornando alla lettera, alla missiva di questo ragazzo qua, ricordiamoci, un ragazzo di 26 anni, per cui giovanissimo, io ho individuato un pezzetto che vedo, se lo ritrovo, avevamo trovato nell'altro, l'uno nell'altro intende dire cose bellissime, ma un ragazzo che cose bellissime aveva trovato l'uno dell'altro con questa qui che dopo 4 giorni gliel'ha dato, ma secondo te sta parlando, si sta riferendo a dei fattori ormonali? Secondo me è chiaro, già se noi vediamo lui, la sua età, che guardiamo l'età è 26 anni, già osserviamo che il ragazzo si trova nel classico caso di pellegrinismo giovanile. Che cosa si tratta? Si tratta di quel periodo della storia che di ogni uomo passa tra i 18 e i 26 anni, che in base alla quale, dico, gli ormoni prendono il sopravvento. Questo periodo poi naturalmente, che risulta essere comune dopo i 26 anni negli stati della scintola della spugna, abituati ad avere più contatti con il gentil sesso, scevra, e ai 30 anni il pellegrinismo sparisce completamente, in alcuni stati addirittura verso il 26° anno è già sparito. A me risulta che in quasi tutti i paesi, perlomeno quelli che ho visto io, penso anche quelli dove ho avuto modo di vivere te e compagnia bella, i ragazzi giovani fanno una vita bellissima, giusto? Fanno, sì, una vita, i ragazzi giovani sono appagati, ma in Italia, da voci di corridoio, io in Italia non ci vado mai, se ci vado una volta all'anno, giusto a Natale, però in Italia mi risultano da voci di corridoio, non so poi se sono vere o meno, che la gente, soprattutto i giovani, sono lì a dedicarsi all'onanismo. Sì, esatto. Questo corrisponde la differenza principale fra la scintola della spugna e la scintola del pellegrino, è questa, che durante il periodo di massimo sfogo ormonale, nella scintola della spugna effettivamente i giovani nella scintola della spugna sfogano il testosterone, quindi nel momento in cui raggiungono il massimo, i giovani della scintola della spugna a un certo punto arrivano a una certa età in cui questo pellegrinismo è completamente riassorbito. Invece giovani, in special modo in Italia, giovani della scintola del pellegrino, che cosa succede? E specialmente nel centro della scintola del pellegrino, come può essere l'Italia, cosa succede? Che fra i 18 e i 25, 26 anni, queste persone, dico, sono date all'onanismo, cominciano a frequentare prostitute, e molto spesso questo periodo storico, che dovrebbe essere un periodo bellissimo perché inizi a avere contatti con gente, non si sfoga. Quindi questo periodo, che dovrebbe essere una fase breve della vita, insomma, prima di, così dire, mettere la testa a posto, finisce molto spesso che si estende verso fino ai 40, 43 anni, delle volte anche 44 anni, in cui i maschi italiani fanno la vita di carcerati all'ergastolo, senza sesso, solamente perché non corrispondono a un certo target, e quindi... Però tuttavia questi ragazzi ci tengono nelle loro presentazioni a mettere in evidenza le loro prestanze, che fanno una vita completa perché fanno sport, fanno tante belle attività, e gente che ci tiene, incomincia sempre gli argomenti, che c'è quello che è anche palestrato, cioè non è gente gli sfigati, diciamo, almeno al di loro, assettendo quello che vogliono dire loro, ma
questo loro ardire non sarà un voler convincersi se stessi di fare una vita completa, libera, all'aria aperta e tutto quanto, che non gli manca niente? E secondo me invece è il contrario, non so come spiegare bene, nel senso, loro fanno questa vita appunto perché gli manca qualcosa. Cioè loro cercano, non avendo del sesso, loro cercano qualcosa con cui sfogare. Quindi posso dire, vado a correre, sfogo i miei istinti, vado all'aria aperta, cerco qualcosa di appagante. Se noi vediamo un film che si chiama, ad esempio, il classico esempio del film Sette giorni e sette notti, in cui si parla della storia di un ragazzo americano che decide di passare un mese senza avere sesso, la cosa che vediamo è che per non pensare al sesso incomincia a fare tutte le attività, incomincia ad andare in bicicletta, incomincia a pensare, e questo, il fatto che facciano tutta questa vita, è proprio perché? Perché devono compensare il fatto che non hanno contatti con il genere femminile. Quindi io mi creo questa vita bellissima, cerco di stare all'aria aperta, faccio sport, perché così questo mi permette di non pensare al sesso. Trovo dei surrogati che deviano la mia attenzione, cercano di deviare la mia attenzione, mi alleno, gioco, vado lì, che sono dei surrogati, semplicemente dei surrogati che sostituiscono il sesso. Conosciuto una persona, un ragazzo di 22-23 anni che non, diciamo che non avendo, non facendo sesso, correva tutti i giorni per 4-5 ore al giorno in palestra per tenersi in forma. Però che cosa succedeva? Che a quel punto generava la palestra, la vita all'aria aperta, genera altro testosterone, quindi genera... Ma impazzisce, è come una bottiglia di champagne chiusa e tu ti metti a sbatterla. Sì, sì, esatto, questi praticamente facendo tutta questa vita, queste persone incominciano a sbatterla, 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 perché sostituiscono, ma fanno tutta attività che di fatto generano testosterone, quando il problema in realtà sarebbe opposto, cercare di diminuire il testosterone, che è nel sangue. Così, mentre cosa succede? Mentre nella cintola della spugna il testosterone diminuisce perché viene piano piano sfogato negli approcci femminili, nella cintola del pellegrino, che cercano tutte queste attività fisiche all'aria aperta con una certa disciplina, cosa porta? Porta a un incremento del testosterone. Quindi che cosa succede? È come se noi trovassimo di fronte a una tanica di benzina e prendessimo un cerino, prendi e gli dai fuoco, dopo la tanica di benzina esplode. Perché? Perché questo, infatti, lui stesso dice, se tu senti bene e leggi, questa vita mi porta a dei risultati, a degli ottimi risultati in senso estetico, che lascia presagire che lui faccia questa vita per attirare a sé le donne. Sì, tutto lascia presagire a quel meccanismo. Un altro particolare che voglio portare alla tua attenzione, adesso ce l'ho sposto sotto gli occhi, praticamente lei è andata a Mosca per delle cure mediche, ma a me la cosa mi sembra molto strana, perché noi sappiamo benissimo che la Russia, beh, a meno che non sei l'oligarca, è chiaro che ti vai a curare dove vuoi, però la Russia non è di certo la Russia dei tempi dell'Unione Sovietica, perché se uno ha una cura medica da fare, certo che le va a fare in qualsiasi posto al mondo, in qualsiasi luogo, però cerca di stare proprio fuori dalla Russia, perché la Russia in questo momento qua, mi dispiace dirlo perché è un paese che mi sta a cuore, un paese che amo, poi ha tantissimi amici russi a cui ci tengo tantissimo, però non è sicuramente un paese dove in questo momento, se qualcuno ha qualche malattia o qualche cosa da farsi curare, possa starsene tanto col sorriso sulle labbra. Mentre invece la Russia si presta benissimo a quelle cure del tipo aborti clandestini e tutto quello che nell'Unione Europea non è lecito. Riconoscimenti fasulli di bambini, vendite di figli. Questo fatto qui, che questa ragazza sia proprio andata in Russia per farsi curare, già che se ne stava in Italia, cioè a quel punto lì è meglio la Serbia. Se poi dobbiamo decidere,
Almeno la Serbia ha delle strutture medico-ospedaliere che non sono all'avanguardia, ma comunque sono dignitose. Mentre in Sì, Russia, esatto. la Russia attualmente, sistema scolastico, sistema universitario, sistema ospedaliero è alla merce di trattative commerciali, ovvero è tutto, non c'è accesso a nessuno, tu paghi e hai accesso all'ospedale, hai accesso all'università, se no altrimenti non vai avanti. Per cui questo. Esatto. Questo ci lascia addirittura presagire che probabilmente la ragazza potrebbe aver avuto un aborto o potrebbe addirittura aver venduto il bambino. E invece questa, sì, ma anche perché per il fatto che la cosa lascia poi travedere tra le righe che gli dice poi io ti dirò, questo poi io ti dirò, poi io ti farò sapere, lascia proprio intendere una situazione di questo tipo che non è neanche una situazione anomala, perché dobbiamo dire che nei paesi dell'est situazioni che stanno con un piede in due scarpe, un po' di qua e un po' di là, sono situazioni all'ordine del giorno questa qua. Sì, esatto. Poi io ti dirò, scendendone anche questo, ricordiamo che ci sono state anche dichiarazioni di una modella russa che lei stessa ha affermato di aver venduto, prima di fare la modella, di aver venduto il proprio figlio, di aver dato alla luce il proprio bambino e di averlo venduto a una coppia straniera facendoglielo riconoscere come il proprio. Mentre poi tornando anche al fatto che questi qui hanno consumato passato il quarto giorno, per lui è stato una botta di culo, diciamo, una cosa rapidissima, però noi dobbiamo pensare, io questa ragazza qui, non me l'immagino la classica ragazza russa che bene o male, che ne so, quella che può andare bene a me, a te o ai veri russofili. Io mi immagino questa qua. Come la classica sgrillettata con il tigrato e le unghie pintate. Questi 4 giorni, è vero che per lui sono stati uno schiocco di vita, però per questa qua sono stati un'eternità a concedersi il quarto giorno, ma come mai questa lunga attesa lei ha fatto, diciamo, l'ha fatto stare con la bava in bocca? Tutto questo tempo, tutti questi 4 giorni qua. Cioè, Consideriamo che lei parliamo in questo caso, noi parliamo di un mignottone. sì, esatto, considerando poi che parlando di un mignottone che probabilmente in base a quello che dice anche una sorella più piccola che fa lo stesso mestiere, affermiamo chiaro e tondo che lei l'ha fatto stare con la bava alla bocca per quale motivo? Stando ricordiamo che la Serbia fa parte della cintola del Pellegrino, sa benissimo che più lui sta con la bava alla bocca e più lui sa cacca, perché sa che lui fa parte della cintola del Pellegrino. E se diciamo a quel punto lì, per lui non c'è neanche il dubbio di una botta via, ma è stata una cosa seria, una relazione, diciamo. E Sì, questo gli ha dato modo anche di apprezzare. esatto, la relazione gli ha dato modo anche di apprezzare. Perché noi chiaramente adesso anche penso chi ci ascolta è un intenditore dei paesi dell'est, Russia, Paesi Baltici, Ucraina, sanno benissimo che nei paesi dell'est, se uno va per fare una roba alla sbrigativa, mica c'ha da aspettare 4 giorni, non c'ha da aspettare 4 giorni. Però, in questo caso qui, siamo di fronte alla ragazza che comunque conosce i propri polli perché lei è stata in Italia, vive in una zona comunque della cintola del Pellegrino, lei sa che concedersi subito come consono al suo paese non sta bene, è brutta, non è bello. Allora lei, per non, diciamo, non passare per la zoccola che non vorrebbe essere, allora si concede al quarto giorno. Sì, infatti, perché lei conosce ampiamente. Diciamo, se fosse stata a Mosca, se 4 giorni in Italia corrispondono a 4 minuti a Mosca.
Esatto, 4 giorni in Italia, 4 minuti a Mosca. E poi come si... questo Pellegrino a questo punto, come fa a venire da noi a scrivere ancora nel forum, passati tutti questi mesi, a starsene con il sorriso sulle labbra come non fosse successo niente? È ancora lì tutto bello e contento e vive di ricordi. Perché è semplice, il video dei ricordi perché? Perché sicuramente la situazione italiana che passa, prima di farsene un'altra, passano dei secoli. Noi, detto chiaramente, non è che ci vuole, bisogna essere delle cime per intuire che lei in Italia, è vero, si concede dopo 4 giorni, non la dà subito, però lei si concederà dopo 4 giorni ad ognuno che ha conosciuto 4 giorni prima. E nel suo paese questi 4 giorni diventano 4 minuti, perché qui parliamo del classico caso della sgrillettata che non ha il padre da 7 generazioni, il papà non ce l'ha, non ce l'aveva la mamma, non ce l'ha mai avuto la nonna, e il papà che ha avuto lei è stata solamente quella figura emblematica per farla figurare come nativa lettone e fargli prendere il passaporto per poter scorazzare e fare la civetta nei paesi dell'area Schengen a proprio piacimento, con il benestare e la supervisione del cosiddetto serbo montenegrino. Sì, esatto, noi ci troviamo esattamente in quella situazione. Quindi a questo punto possiamo affermare che il nostro caro amico che poteva temere che noi, leggendo fra le righe, potevamo andare a scoprire dei dettagli che a lui erano sfuggiti. Ma qui mi sembra che proprio, non è che si tratti di leggere fra le righe, questo qui ci ha proprio detto, scritto, ci ha messo lì la pappa pronta per fare un'analisi precisissima della situazione. Io voglio dire, ci sarà anche il solito complottista che andrà a dire, ma domino Dio, che cavolo ne posso per lui, il webmaster sempre... e va sempre a pensare male, però io vi posso garantire che in questo caso qua, non so domine Dio, ma io in questo caso qua il 99% delle volte non mi sbaglio mai, ma proprio il 99% non mi sbaglio mai, non so per quanto riguarda domine Dio, però anche secondo me nelle sue ipotesi non è che ci gira tanto lontano. Ma io anche in questo caso il 99% delle volte non mi sbaglio mai, perché poi ricordiamo anche che com'è la mentalità russa, diciamo, lei che dà degli input. Di solito le ragazze russe, molto spesso, quelle normali, che hanno una situazione normale, un padre e una madre, si trovano sempre che è l'uomo che dà degli input. Che si aspettano sempre, anche, diciamo, le sgrillettate, quelle più classiche, le sgrillettate da una generazione, si aspettano sempre che sia lui a dare degli input, a mostrarsi interessati. Il rapporto in Russia è molto tradizionale, c'è l'uomo che cerca e che deve dimostrare l'uomo, che deve prendere la donna. Molti è stato considerato brutale, ma è la loro cultura. Delle volte mi sono trovato io stesso a fare delle cose con delle russe che a livello logico potevano non sembrare certamente, diciamo, logiche, tipo che, ne so, una ragazza una volta mi scrisse 4 anni fa, dice: voglio venirti a trovare. Io gli risposi: senti, se vuoi venirmi a trovare e non vuoi venire a letto con me, meglio che non vieni. Beh, io so anche di altre... E lei da quella parte prese questa cosa come un interesse da parte mia, questa cafonata, diciamo. Perché? Perché loro hanno un'idea dell'uomo, che l'uomo che deve prendere deve essere deciso. Sì. È nella loro cultura, è nel loro modo di essere, perché l'uomo a livello autoritario, cioè il presidente autoritario è l'emblema dell'idea di uomo che hanno loro. Torniamo a questo punto alla lettera del nostro carissimo benemerito. A un certo punto lui, nella lettera, lui ci dice che la ragazza, quando ha interrotto la relazione, gli ha detto che stava in piscina a prendere il sole. Però questo stare in piscina a prendere il sole a me mi suona tanto come per dire: guarda,
non rompermi il cazzo perché io con il mio serbo montenegrino mi trovo benissimo e non posso andare a fondo a spiegarti bene cosa è successo alla relazione, perché poi lui mi massacra anche di botte. Io ci ho visto, cosa vuol dire? Me ne sto, lui interessato, disperato, gli manca SMS, tutte catene, e questa me ne sto a casa mia, nella mia piscina a prendere il sole. Come la interpreti te questa... Allora, io ora consideriamo anche che i serbi, diciamo, non sono, diciamo, non sono, diciamo, una popolazione nei confronti delle donne particolarmente manesche, ma sono capaci di abbandonarle come bulgari in mezzo alla boscaglia dispersa in mezzo ai monti. Ma c'è anche la pubblicità progresso che fanno in Italia di quello che abbandona il cane sull'autostrada. Io mi ricordo benissimo che in Serbia, in Croazia, c'era la stessa pubblicità. Pronto, era cascata la linea, come al solito, il blocco. Ok, Patrizio, riprendo dal punto dove ero rimasto. Allora, ragazzi, stavo dicendo, scusatemi, è caduta la linea, stavo dicendo che praticamente in varie zone dell'ex Jugoslavia abbandonano la ragazza, la classica sgrillettata, sul ciglio dell'Italia, esattamente come avviene in Italia per il cane e il gatto quando si va al mare. Ecco. Perché è questo? Perché comunque sia, essendo il serbo montenegrino e compagnia bella della cinta del pellegrino, ma lui comunque c'ha la sgrillettata in casa a iosa quanto ne vuole, per cui lui è il pellegrino senza però avere la repressione sessuale, per cui a quel punto lì lui la donna non è che la mette lì sull'altarino, se non si comporta come si deve o sono legnate o sono abbandoni sul ciglio della strada o in autostrada, almeno questo da fonti molto autorevoli è quello che mi sembra. Ricordiamo anche che io ho vissuto in Serbia e Croazia per un anno, quindi so benissimo com'è e in Bulgaria, quindi so benissimo che la situazione è quella. È molto frequente che lasciano sparlare le donne, lamentarsi, e poi che le lasciano sull'autostrada a 50 km dal primo centro abitato. Mentre invece la donna italiana, o comunque la donna anche straniera in Italia, sapendo che la carestia porta il pellegrino a livelli di affezionamento altissimi, lei si può permettere qualsiasi cosa proprio contando sul potere che ha la propria personalità in quanto donna. Sì, sì, esatto, in Italia si tende a permettersi delle cose... Diciamo che il pellegrino balcano è un pellegrino agile, un pellegrino scaltro, il pellegrino della penisola italica è un pellegrino bavoso, è come il cane legato alla catena con davanti l'osso, però l'osso non ci arriva a prenderlo. Sì, poi consideriamo anche che c'è anche un altro approccio, che il pellegrino balcanico si trova di fronte a delle situazioni in cui chiaramente le proprie ragazze a livello nazionale sono, diciamo, per soldi, tipo ad esempio guardiamo il pellegrino serbo, il pellegrino bulgaro, di fronte a una ragazza, di fronte a un giovane, se il giovane dà direttamente soldi, i suoi 50 euro, il giovane può usufruire immediatamente della prestazione per tutta la notte. Quindi già parliamo di un approccio della sgrillettata balcanica anche che è molto, molto interessata, diciamo, al soldo per il soldo. Il pellegrino è invece sempre anche in Italia, anche per una questione di mentalità, già una donna si vede che parla con un maschio perché magari gli ha chiesto indicazione, già passa immediatamente per una poco di buono. A questo punto passiamo a un'altra parte dell'analisi, ormai abbiamo quasi finito nell'analizzare lo scritto del nostro amico Benemerito. A un certo punto, e qui abbiamo un epic file che non si vedeva da veramente tantissimo tempo, a un certo punto lui ci scrive che ha detto a lei che sarebbe andato a Budapest per qualche giorno, come per dire, noi sappiamo benissimo che se tu vai a dire a una russa, gli vuoi dire, ma io vado in Ungheria, ma lei ti ammazza, perché per il modo di pensare della russa, ti dirà, ma non andare in Ungheria perché sono tutte mignotte. La stessa cosa se tu, per esempio, a un'ucraina gli dici, vado in Lettonia o vado in Russia, lei ti ammazza perché dice, no, tu stai in Ucraina perché qui è un paese per bene,
in Russia e Lettonia sono tutte mignotte, io ti ammazzo, ti taglio il pisello se sei lì. Questo qua gli è andato a dire, sapendo poi la gelosia che hanno queste qui per il non nulla, gli è andato a dire che lui va a Budapest, ma un italiano pieno di ormoni a 26 anni, che cavolo va a fare a Budapest? È come sì, dire, sì. Vada netta, mignotte. Sì, sì, esatto. Sì, sì, ma infatti lui è stato, perché poi considerando anche che in la stessa Budapest è piena di immigrati dall'ex Unione Sovietica, la prima cosa che questo qui ha pensato su, la prima cosa che lei questo ha pensato che lui ce n'avesse anche un'altra. Perché infatti lei risponde anche, Budapest è la città peggiore del mondo. Quindi ci faccio presupporre, addirittura con questo è la città peggiore del mondo, che lei praticamente abbia fatto anche qualche lavoretto a Budapest. Che comunque suia, se lui voleva proprio incattivire il rapporto, dargli una brutta piega, non poteva scrivere nulla di meglio in un SMS. Infatti. E, sempre continuando nella nostra analisi, io vedo anche che lui a un certo punto fa un'affermazione, tanto la strafiga per me poteva pure crepare, come per dire, a me non me ne frega niente, lei può anche morire, che tanto io vivo bene, mangio lo stesso, ma a me, dando anche tutti i connotati geografici e anche tutti i dati anagrafici, l'età del pellegrino e tutto quanto, ma a me questo qua mi sembra tanto che vuole eludere la situazione in cui vive, cioè tanto può crepare che cosa, che sei lì, che sei dedito al onanismo. Ma infatti che sei dedito all'onanismo, che pure che se vuoi farti una trombata per un'ora devi spendere 100 euro. Tanto può crepare, come per dire, vuol dire riuscire con la mente ad autoconvincersi di fare una vita normale, per cui lei non è necessaria. Però se lei non è necessaria, perché da un mese che si sta facendo tutte le remore, le fisime, le lucubrazioni mentali, e lì che poi ce la viene anche a menare noi nel forum, che non abbiamo chiesto niente. Infatti poi quando incomincia a dire anche non si è mai parlato di soldi, non si è... Se quella lì addirittura, quelle cose lì, le abbiamo subito messe nella nostra guida, nelle dati salienti per riconoscere il pellegrino. Quando dice quelle cose lì è come metterci la firma, proprio, come dire, metto la firma, impronta digitale, e vado al notaio, sottoscrivo, è proprio lì, è il certificato di garanzia quando ci sono quelle parole lì. Ma poi non solo, ma poi... Scusate ragazzi, è ricascata la linea. Do la parola a Domine Dio. Era ricascata la linea, quindi. Allora, stavamo dicendo... Che lui manifesta anche un certo grado di ignoranza del funzionamento maschile a livello giovanile. E perché? Perché innanzitutto questo suo pensare lascia pure intendere che comunque gli manchi qualcosa. E quel qualcosa è facile ricondurlo al sesso. Esiste la legge maschile dei 3 giorni, per cui se dopo 3 giorni che hai tagliato con una non la devi né sentire, né scriverle, né provare a scriverle, c'è ancora questo pensiero, devi andare comunque con un'altra. Naturalmente questa legge in Italia ha scarsa applicazione, per quale motivo? Perché sappiamo, però ci sono dei surrogati facendo come le prostitute, facendosi mentalmente il lavaggio del cervello, uno può andare, libera il pensiero e poi non pensa più il problema, perché il corpo riceve una gratificazione. Diciamo che i russi sono a conoscenza di questa legge, molti italiani non ne sono affatto a conoscenza. Anche perché anche ammettendo uno che la conosce ma non la può applicare, comunque... E sono sempre comunque applicazioni di ripiego fatte in Italia. Sì, sì, ma infatti sono sempre applicazioni di ripiego. Quindi ci lascia presupporre che a questo ragazzo manchi decisamente l'oggetto femminile, anche se lui, diciamo, lo nega, si sia fissato
con questo oggetto femminile, probabilmente di cattivo gusto, che lui ha trovato in territorio serbo. Un'altra cosa, ma perché proprio questa qui, che è, diciamo, russa-lettone, che se ne va a stare in Serbia? Ma se adesso il pellegrino, ma non gli viene in mente a spese di chi è che ha finanziato la cosa, e in cambio cosa dà a lei, cosa vuoi che dia, cosa può dare questa qua? Infatti, è poi chiaro. Anche tutta questa lettera qui, che si concentra tutto su particolari futili, non ci spiega come tira a campare questa qua, cosa ha fatto, che motivi li ha portati a viaggiare, non viaggiare, cioè non è neanche una lettera furbo, perché le mille domande che potevano dare una scusante ad atteggiamenti che noi abbiamo dedotto, non vengono poste, non c'è dato, in questa lettera non c'è dato modo di sapere cose che sono importanti anche per collocare in un determinato contesto tutta questa situazione qua. Poi chiaramente, anche se ci fossero, la ragazza, il pellegrino, gli va a dire la verità, Sì, è molto raro che, diciamo, la ragazza dica la verità al pellegrino. È molto... Perché, se questa è già una ragazza che capisce che non bisogna concedersi dopo 10 minuti al primo che capita, che ha ritegno di farlo dopo il quarto giorno. È già una che è entrata nella nostra mentalità e sa cosa potrebbe urtare i nervi del cosiddetto pellegrino italico. Chiaramente lei al suo uomo che l'aspetterà un'altra, gli dirà: guarda, io sto con te perché mi trovo bene, però sappi che quando vado in Serbia gli c'è un altro uomo, più russo, da russo ti va, basta di qua, vieni qua a stare da me, non... poi se quando vai via c'è un'altra relazione, basta che me lo dici, tanto siamo nel XXI secolo, mentalità moderna, aperta, vieni qua, tanto io un po' di vodka te la do lo stesso, se c'è da mangiare qualcosa ce lo dividiamo, con me stai bene comunque. Sì, poi consideriamo anche che di solito in queste relazioni anche il russo probabilmente avrà un'altra. Sì, anche più di un, anche sicuramente più di un'altra. Sì, quindi diciamo, se poi consideriamo che parliamo nella parte nord della Russia, quindi diciamo parliamo certamente di nordici allo stato puro, vediamo che questi myths, questi miscugli, questa mentalità normanna rimasto sia tuttora insomma presente. Comunque sì, io so anche di situazioni analoghe, perché parliamo comunque di sgrillettate che hanno fatto la vita in giro per l'Europa, che poi si sono coniugate con l'uomo russo, in questo caso non era di Mosca, di San Pietroburgo. Conosco un ragazzo che scrive nel forum, per questioni di privacy non dico il nome, che questo qui, quando arrivava a San Pietroburgo, non aveva i problemi a contattare la ragazza con cui era in relazione, e lei non aveva neanche i problemi di dirgli: vieni a casa mia che c'ho qua il mio uomo, così fai conoscenza con lui. E lui, quando arrivava, il suo uomo mica se la prendeva male, bevevano su pensando ai vecchi tempi e a quello che hanno fatto l'uno e l'altro con la loro amata. Sì, è chiaro, per loro sono cose normali, ma poi ricordiamo anche che nel caso in cui, diciamo, per loro fosse una sorpresa, loro di solito non se la prendono mai con l'uomo, mai con l'amante, ma tendono a prendersela con lei. Ricordiamo anche che una persona, diciamo, che entrambi conosciamo, una volta, non posso fare anche lì io il nome per questione di privacy, ma tu avrai capito a chi mi riferisco, una volta in viaggio assieme mi chiama in mattinata per venirlo a prendere, e poi mi racconta una situazione. Perché? Perché la sera prima era andata a letto con una sgrillettata, la mattina dopo era arrivato il marito della sgrillettata, lui non pensava che questo fosse il marito. Il marito, vedendolo lì, gli ha offerto da bere, da mangiare, sembrava in maniera molto amichevole, e questa persona incominciavano
e incominciavano a dire, a parlare, a ridere, e lui faceva, ma come ti sei trovato con la sgrillettata in questione, si chiamava Irene, e mi diceva, ah, tutto bene, sì, abbiamo passato una bella serata assieme. Poi naturalmente il marito, che era camionista, tornato, non era scemo, aveva capito, l'ha invitato la sera stessa a rivedersi, perché dice, tu sei simpatico. Una volta uscito il nostro conoscente, uscito dalla porta, cosa è successo? Che il marito ha chiamato giustamente la moglie e l'ha corcata di botte. Ma infatti questa storia qui mi risulta anche a me, che si sentivano dei colpi sordi lungo la tromba delle scale. Sì, si sentivano dei colpi sordi. Scusate ragazzi, è ancora caduta la linea, oggi abbiamo dei problemi di linea dovuti essenzialmente a dei problemi tecnici che dipendono dal computer di Domine Dio, che è stato sabotato. Comunque sia, riprendiamo il nostro ragionamento dando la parola a Domine Dio, a te la linea. Sì, nel senso, noi notiamo nel caso di cui stavamo parlando che innanzitutto la mentalità del russo, che è di non prendersela con l'uomo, perché dice, ma alla fin fine lui che cosa cazzo ne sapeva, al posto suo io avrei fatto la stessa cosa. Il ragazzo è simpatico e via. Ma di accusare di avere bene in mente l'idea che la colpa sia della donna. Quindi, comunque sia, riflettendo anche su questa storia qui, ma questa storia qui non ha assolutamente nessuna chance di andare avanti. Perché noi parliamo di una ragazza che non è una ragazza, ma una donna, anche se è un anno più giovane di lei, e sa quello che vuole. Dall'altra parte abbiamo il pellegrino che non sa nemmeno le cose più banali, ma noi sappiamo benissimo che se parliamo della classica sgrillettata che non ha il padre da sette generazioni, mica ci vuole quell'uomo lì, quel tipo di uomo lì. Quel tipo di uomo lì va bene giusto per farci l'avventura, l'avventura, la storiella, la cosa di innamorati. Ma però se noi dobbiamo vedere questa come una relazione seria, sappiamo benissimo che non vi è nessun presupposto per la relazione seria, perché la classica, con la classica ragazza russa lui ci andrebbe anche bello e tranquillo, quella che ti fa la zuppetta, quella che non veste il tigrato, i brillini sulle unghie, che veste il golfino con il girocollo bello alto, con quelli ci andrebbe anche bello. Però con la classica sgrillettata che si è fatto tutto questo giro qui, con tutti i suoi problemi, le cose, le cure mediche a Mosca, ma questo qua non ci va mica bene, perché in questo caso ci va bene per questo tipo di ragazze qua. O l'uomo caucasico, ci va benissimo anche l'uomo balcanico, perché l'uomo balcanico, anche lui, al pari di quello caucasico, sa usare il pugno di ferro, ovvero quando lei non viaggia sui binari, questo qui gli dà, gli mostra con la sua irruenza chi è l'uomo di casa e chi comanda, e quindi lei capisce che questa sua, l'irruenza dell'uomo nei suoi confronti è una dimostrazione d'amore. Ma sicuramente può andare bene anche il pugliese, ma sicuramente questo ragazzino qua non gli va bene per una tipa così. Non riesco a capire neanche cosa poi gli potrebbe legare assieme in una situazione duratura, perché questa qua è una che ogni due o tre ti direbbe, stasera non torno a dormire a casa. Ma perché non torni? È il compleanno dell'amica, la classica scusa. Poi loro non hanno neanche fantasia, quando devo fare la scampatella, andare a ritrovare l'amico kosovaro, l'amico montenegrino che è arrivato, o serbo, dicono di andare a fare la visita dall'amica, c'è sempre questa scusa qua. Però con questo qui non avrebbe proprio nessun futuro, perché non mi sembra proprio questo ragazzo qui l'uomo di polso che è in grado di tenere la propria sgrillettata sui binari. No, esattamente, non solo non è in grado di tenere la propria sgrillettata sui binari, ma poi notiamo anche che questa è anche una sgrillettata europeizzata, molto italianizzata, che conosce molto bene la cintola del pellegrino. Se li andiamo proprio a buttare benzina sul fuoco. Sì, quindi se ne aggiornerebbe, perché ricordiamo che se era ancora la sgrillettata nel territorio russo, a un certo punto noi sappiamo anche di casi in cui lei è uscita fuori
sbrottando, dicendogli carettondo al pellegrino: ragazzo, io con te voglio solo scopare. Sappiamo di casi già successi anche in passato, ma essendo la sgrillettata su un territorio della cintola del pellegrino, questa butta benzina sul fuoco, lui ci casca, lui poi abbassa le difese sempre di più, e lei se la gira come un pedalino, finché poi rischiamo di uscire casi in cui vanno in vacanza e esce fuori il bambino che nasce negro. Beh, quello è il caso emblematico. Comunque sia, il nostro caro amico benemerito, peccato che ci ha contattato proprio all'ultimo momento. Io capisco benissimo che oramai è Capodanno, gli ormoni sono a mille, si cerca una valvola di sfogo, remugera nella mente questo pensiero qui che non si riesce a farsene una ragione, ma se ci avesse contattato prima, sicuramente una soluzione per lui non gliel'avremmo potuta trovare, perché non esiste, però perlomeno l'avremmo invitato a passare il Capodanno con noi in Lettonia, e almeno avrebbe avuto modo per questo breve periodo vacanziero di dimenticarsi di questa brutta storia. Infatti. Ok ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, se Domine Dio volesse integrare ancora con qualche piccola informazione, se lui nello scritto di questo pellegrino trova ancora qualche punto di riflessione, lo può fare adesso prima di chiudere. E comunque noi ragazzi ci sentiamo alla prossima. A te Domine Dio. Io innanzitutto esalto il pellegrino a essere innanzitutto... Se lo esalti, quello lì è già lì che si è spompato. Sì, no, esalto, che sente la nostra produzione è già spompato al massimo. Dobbiamo esaltarlo ed esortarlo, tutte e due. Esatto, esortarlo per a essere più uomo, a prendere l'iniziativa, a non aspettare input dalla donna e via, a essere deciso di pozzo in queste situazioni, perché è così che c'è bisogno di agire. Ok ragazzi, cari saluti a tutti, continuate a seguirci sul nostro forum, se avete bisogno di qualsiasi cosa potete chiedere sul forum, vi verrà risposto. Se avete bisogno di servizi concernenti la sgrillettata in area Schengen, potete rivolgervi tranquillamente a Domine Dio, il nostro esperto per quanto riguarda le problematiche di immigrazione. Non solo Domine Dio riveste il ruolo d'antropologo, e ci sentiamo allora alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buona serata.